Amici di Football is my life, guru fans e tutto calcio, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sulla nona giornata di Serie A, in particolar modo su Milan-Juve 1-0 e sulla Top 11. Allora, Milan-Juve, cosa dire, una partita che nel primo tempo è stata abbastanza interessante, la Juve aveva iniziato in modo abbastanza vemente creando un paio di buone occasioni, dopo il Milan si è messo abbastanza bene in campo, la Juve ha continuato a giocare abbastanza bene. Eh, L'episodio chiave, però, è stato un gol annullato a Pjanic alla mezz'ora circa. Gol che era regolare perché nel momento in cui Pjanic è partito, Bonucci era in posizione regolare e ha cercato di intervenire solo quando la palla era ormai indirizzata verso la porta. Detto questo, secondo tempo che invece è un po' più spezzettato e a metà della ripresa il Milan passa in vantaggio con un bel gol di Locatelli, un tiro dal limite dell'area che colpisce la traversa e poi termina in rete. Il Milan a questo punto eh, acquista fiducia. La Juve si disunisce un po', cerca di pareggiarla, però non da squadra ma in modo individualistico. E a parte un tiro di Kedira messo in calcio d'angolo da Buffon al 95esimo, non crea altre occasioni. Andando poi brevemente a vedere le pagelle delle due squadre, nel Milan, nel Milan ho dato 7 a Donnarumma per la parata decisiva all'ultimo minuto, 6 ad Abate, 6,5 alla coppia centrale Paletta e Romagnoli, sono stati eh, attenti, non hanno commesso nessun errore particolare, 6 De Ciglio, eh, 6 Cucca, 7,5 a Locatelli che ha fatto vedere buona personalità, secondo me non è ancora un fenomeno e non è pronto per giocare in una squadra che ha l'obbligo di arrivare almeno nelle prime 4-5 però ha fatto secondo me una buona partita, è un buon giovane e ha segnato il gol della vittoria soprattutto 6 buona ventura, 6 e mezza su uso per l'assist, 6 meno bacca Bacca forse il meno positivo del Milan, però comunque non una prestazione indecente. Sainiang, subentrati, sufficienza per Poli, senza voti invece Gomez e la Padula, allenatore Montella 7. Il suo Milan al momento non è bello come la Fiorentina che lui aveva due o tre anni fa, però è una squadra che sa quello che vuole e eh, acquista fiducia dopo che passa in vantaggio. L'abbiamo visto contro la Juve, ma la cosa si è vista anche in partite precedenti come contro il Chievo o come contro la Lazio per esempio. Nella Juve invece ho dato Buffon 6, Barzagli 6,5 solita buona prestazione, eh, per lui una roccia insuperabile, 5,5 ,5 a Bonucci il meno positivo in difesa, ok Benatia con 6, 5, mezzo a Dani Alves che dopo un buon primo tempo è calato vistosamente nella ripresa. Così, così il centrocampo, sai che dire a mezzo Hernanes, 6 meno Pjanic, 6 meno Alex Sandro, non ha giocato male, però non ha coperto bene nell'azione del Golden Milan. 6 a Dybala, è dovuto uscire dopo 20-25 minuti, se non erro. però comunque, quando giocava non stava neanche sfigurando. 5 a male poco servito, non è stato praticamente mai pericoloso, subentrati quadrado 6, Mangiukic 5 mezzo, Sturaro senza voto, allenatore Allegri 5 mezzo. Seconda sconfitta per la Juve, però questa sconfitta è diversa da quella subita contro l'Inter dove la Juve aveva giocato veramente male. Eh, contro il Milan la Juve, secondo me, non ha fatto una partita inguardabile. Ha perso perché eh, gli è stato annullato il gol nel primo tempo, gol che si era convalidato, la Juve non perdeva sicuro. L'unica cosa che posso un po' amputare ad, ad Allegri è il fatto che la Juve abbia eh, perso fiducia e carattere dopo il gol subito. Comunque, nonostante la vittoria la Juve rimane prima in classifica, seguono a due punti lo stesso Milan e la Roma che ha vinto 4-1 contro il Palermo, torna poi a vincere anche il Napoli 2-1 sul campo del Crotone, pareggio poi nella sfida europea tra Torino e Lazio finita 2-2. Continua invece il momento no eh, dell'Inter che ha perso. 2-1 a una Bergamo, De Boer è a rischio esonero, io personalmente non lo esonererei, secondo me è un buon allenatore, poi soprattutto è stato eh, buttato lì in una situazione difficile. La squadra aveva una preparazione fisica indecente, lui non conosceva l'ambiente, non conosce il calcio italiano e po povero figlio che cosa poteva fare? Poi tornando agli altri risultati, in coda bel successo dell'Udinese contro il Pescara che fa un buon passo avanti. Ma ora andiamo a vedere la top 11 di questa eh, nona giornata. Allora in porta ho messo Donnarumma che ha salvato il Milan all'ultimo minuto, poi difesa 4 con Zappacosta ed, 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 ed Nilsson sulle fasce. Coppia centrale con Masiello e eh, Maximovic. Eh, centrocampo a due con Locatelli e Paredes. In attacco eh, Bernardeschi, Kalinic e Théreux eh, le due punte centrali. Dall'altra parte invece ho messo Muriel. Muriel, uno dei protagonisti della vittoria della Samp per 2 1 nel derby di Genova. Ah, un'altra cosa importante: mandate un messaggio al 45567. In questo modo potrete salvare con 2 euro la vita ad un bambino. Va bene ragazzi, per oggi è tutto. Io come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a iscrivervi alle varie pagine Facebook e siti web. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!